Il Covid non si ferma, la seconda ondata sta colpendo pesantemente la provincia di Padova e le sue strutture sanitarie. Se durante il periodo primaverile le terapie intensive di Schiavonia e Cittadella erano le uniche ad ospitare pazienti Covid, oggi tutti gli ospedali li accolgono. Il confronto è impietoso. Nella Bassa Padovana, con la prima ondata in terapia intensiva, c'erano 49 pazienti, oggi sono 71. A Cittadella il confronto è di 38 a 9. È una pressione importante, una pressione che si fa sentire sulle nostre strutture. Anche le case di riposo sono in sofferenza, il 15,32% degli ospiti è positivo. Su 4.419 anziani, ad oggi sono 677 i contagiati. Sono 88 gli operatori positivi e 205 in isolamento, su un totale di più di 3.500 lavoratori. Numeri in crescita e che riguardano sempre più strutture. Quindi 25 case di riposo su 37, quando durante la prima ancora 7 su 37. Questo per dire che tutte le misure di adozione eccetera, poi alla fine quello che circola in giro viene poi portato, quello che c'è in giro viene poi portato dentro queste strutture. Con questi numeri si aprono dunque nuovi scenari. Lentamente stiamo arrivando a superare la fase 4, che è comunque una fase già di rilevante emergenza, e ci stiamo pericolosamente avvicinando alla fase 5. Cosa vuol dire? Vuol dire che il numero di posti letto da mettere a disposizione sia per terapia intensiva sia per malattie infettive è molto più elevato, e soprattutto si modifica ulteriormente il modello organizzativo degli ospedali, cioè le aree di attività che oggi sono ancora funzionanti, non Covid, all'interno degli ospedali saranno sempre più centralizzate e convergeranno in modo importante verso l'hub, verso l'azienda ospedaliera, come prevedono i piani regionali. Nelle scuole il virus ha colpito da settembre 1.128 classi, coinvolgendo 22.193 studenti e 4.284 tra insegnanti e personale ATA. Come per le residenze per anziani, il contagio avviene all'esterno. Nonostante tutte le misure prese, nonostante siano state blindate, è chiaro che non è del tutto impermeabile il sistema scolastico e il sistema delle strutture residenziali rispetto a ingressi vuoi di operatori che in qualche modo portano all'interno di queste strutture.